Io oggi ho bisogno che voi illuminiate me, perché ho visto un film che non avrei voluto vedere, nel senso, ero curioso di vederlo con Elisa, abbiamo detto, vabbè, abbiamo visto il primo, vediamo anche il secondo. Ho visto 50 sfumature di nero, questa popolarissima pellicola cinematografica che ha avuto un successo planetario e io sono qua a chiedermi, ma perché? Nel senso, allora, qua chiaramente mi toccherà spoilerare su sto film perché sennò perderebbe senso tutto il discorso che voglio fare. Allora, io ho visto il primo, la triste storia di una coppia che non sta insieme perché lui decide di dare due schiaffi sulle chiappe a lei e lei non gli piace. E quindi finisce una storia memorabile. Bene, il secondo film, questo qui, appunto, questo 50 sfumature di nero, ha inizio con lui che vuole riconquistare lei. Lei che nonostante sia una persona, insomma, con pochi soldi e tanto triste, decide di rifiutare lui che l'ama, la follia, c'ha un pacco di soldi che levate. Perché appunto lui c'ha questa cosa che gli piace dare gli schiaffi sul culo alle proprie donne. E alla fine però cede, cede perché cede, perché si rende conto che lo ama nel momento in cui lui gli propone di sposarla. Però c'è un però, che qua ci sta il twist narrativo, la cosa, il fulcro, quello che ti tiene incollato, perché ci sono due personaggi che rovinano tutto e sono una è la vecchia che ha fatto diventare lui quello che è, che adesso lui va giù, che loro si sposano perché no, è una vecchia, se lo deve sposare lui, è giovanotto, giustamente. E poi c'è il capo aspirante violentatore di lei che, perso il posto di lavoro, se la lega al dito. Però tu non lo sai che se la lega al dito, lo capisci alla fine del film, quando si vede lui che, mentre loro festeggiano la loro promessa di matrimonio, li guarda da lontano, preparando quella che sarà la sua atroce vendetta. Allora, detta così, parrebbe un po' una vaccata, e in parte forse lo è. Il problema è che non succede niente. Cioè, allora, c'è sta vecchia, benissimo. Io so che sto raccontando la cosa in termini un po' semplicistici, ma è l'unico modo per rendere l'idea. C'è sta vecchia a cui non va giù. Bene. Perché? Cioè, che ce devi fare con questo? C'ha 30 anni. Che c'è niente, ce puoi fare il sugo. Quindi niente, ok. Poi c'è lui che per qualche arcano motivo decide che lei è tipo una sorta di vacca e quindi pensa che lei ci stia a prescindere da quello che lui farà e tenta di violentarla. Giustamente viene estromesso dal suo lavoro, cacciato via e messo ai margini di una società di cui non si sa niente, perché in questo universo esistono Christian, Anna, che tra l'altro, visto il tipo di film, avrei evitato un accorcio, un nomignolo del genere, che è veramente della bruttezza inaudita e si presta a mille gag. Esistono lui, Ana e la vecchia e questo aspirante violentatore. Però appunto non succede niente, cioè succede che loro stanno sempre con questo rapporto conflittuale per non si sa quale motivo, perché lui ama lei, lei ama lui, ogni tanto semenano. Non, è un film particolare. Obiettivamente un film particolare che però io non ho capito. Nel senso, è un film che si regge su una sceneggiatura che ha la sostanza di un filo di lana. Mi illuminate?